Sovranità individuale. È partita la registrazione. Ok. Chuck si gira. Dai, tranquillo, anche se te, tu ti correggi in quel momento è e va bene lo stesso. È valida, anzi è più valida. È più valida. Allora, dichiarazione di sovranità individuale. Ok? Sezione titolo, sezione intestazione, sezione promessa, sezione dichiarazione, sezione diffida, sezione... Dai, lo metto su YouTube, se autorizza lo metto su YouTube così. Ok, dichiarazione di sovranità individuale, sezione titolo, sezione intestazione, sezione promessa, sezione dichiarazione, sezione diffida, sezione note, sezione firma, sezione rivalsa. Sezione titolo, notifica di conoscenza, intenti e dichiarazione di diritti. Sezione intestazione, io, Michelangelo della famiglia Narracci, Michelangelo Narracci. Essere umano di carne, ossa e sangue, in possesso di sovranità e spirito individuale, anima vivente, faccio con ciò il giuramento di dichiarare quanto segue, è la mia verità, è la mia legge. Sezione premessa, considerato che è mia conoscenza che è irrealizzabile distinguere un'anima da un'altra e perciò tutte le anime e esseri umani sono e devono allo stesso tempo e situazione essere considerati uguali in tutti gli aspetti, in ogni equo, giusto e ragionevole contesto, è considerato che è mia conoscenza che un gruppo di anime è riferito come popolo, è considerato che è mia conoscenza che una società è definita con un numero di persone unite da mutuo consenso per deliberare, stabilire e agire per un comune obiettivo, è considerato che è mia conoscenza che uno statuto, codice, norma, atto è definito come ad un regolamento legiferato, è considerato che è mia conoscenza che ad un regolamento legiferato di una società può essere data la forza del diritto di agire legalmente su tutti i membri della società, è considerato che è mia conoscenza che un'anima libera e o un essere umano libero e vivente può liberamente scegliere di astenersi dal fare, da far parte di una società e essere vincolato o legato dai suoi statuti, norme, codici, atti, regolamenti, è considerato che mia conoscenza che un'anima o essere umano libero che sceglie di sottrarsi dall'appartenere a una qualsiasi società è conosciuto come uomo libero sulla terra, è considerato che io, Michelangelo della famiglia Narracci, sono un uomo libero sulla terra e pertanto dichiaro di sottrarmi dal far parte di nessuna società che vincoli la mia libertà a norme, codici, statuti, atti, regolamenti, è considerato che è mia conoscenza che tutte le autorità possedute da rappresentanti eletti devono intrinsecamente derivare da parte di coloro che eleggono detta rappresentanza, considerato che è mia conoscenza che io ho il diritto e il potere di dare e togliere tale autorità mediante il mio voto e ho consenso, quindi io ho il diritto ed il potere di rappresentare me stesso, considerato che mia conoscenza che il diritto ed il potere di designare tale autorità non deriva da alcun governo, altrimenti sarebbe possibile per il governo revocarlo, considerato che mia conoscenza che quando tale diritto o il potere di cedere tale autorità è revocato, la rappresentanza di tale autorità è irrealizzabile, considerato che mia conoscenza che la sola forma di governo legalmente riconosciuta in Italia è di tipo rappresentativo, è considerato che in mia conoscenza che la rappresentanza richiede un reciproco consenso, è considerato che in mia conoscenza che in assenza di un reciproco consenso la rappresentanza o forma di governo è irrealizzabile, è considerato che in mia conoscenza che la Repubblica dell'Italia, Republic of Italy, è in realtà una società corporazione registrata Security and Exchange Commission, American Securities Exchange Act 1933, considerato che mia conoscenza che uno statuto, atto, codice, norma è definito come un regolamento legiferato di una società e in realtà una norma della società corporazione della Repubblica dell'Italia, Republic of Italy, considerato che mia conoscenza che i regolamenti, statuti, atti, codici, norme di una società, corporazione sono limitatamente applicabili a coloro che sono agenti di tali società e o facente parte della stessa cittadino.
considerato che è mia conoscenza che il popolo italiano ha il diritto ed il potere di revocare e o rifiutare il consenso di essere rappresentato e quindi governato, e considerato che è mia conoscenza che qualsiasi persona e o anima e o uomo, data la sua sovranità, quando revoca o diniega il consenso, essi esistono liberi dal controllo del governo e da statuti, norme, codici, atti, regolamenti restrittivi, è considerato che mia conoscenza che il reclamo dei diritti e poteri è legalmente possibile, considerato che mia conoscenza che un uomo libero sulla terra ha il diritto e la libertà di scegliere di disobbedire a qualsiasi corte, tribunale, statuto, atto, codici, norma, regolamenti e o ordine, è considerato che un uomo libero sulla terra ha il diritto ed il potere di revocare legalmente il consenso, quindi ha il diritto ed il potere di esistere libero da ogni atto, statuto, codici, norma, regolamento e statutaria restrizione, obblighi e limitazioni, e pertanto io, Michelangelo della famiglia Narracci, dotato di anima e uomo libero sulla terra, revoco in maniera definitiva e per sempre il potere di essere rappresentato e governato e di poter agire in qualunque maniera fisica, verbale, mentale su di me, e dichiaro il diritto e il potere di essere autorappresentato e governato. Pertanto dichiaro di esautorare chiunque dall'esercizio di potere su di me, Michelangelo della famiglia Narracci, uomo libero sulla terra, ancorché condizio sine qua non, privo del mio consenso informato. E sezione dichiarazione. Dichiaro il diritto e il potere di proteggere il mio sé, anima, corpo, mente e le mie proprietà da chiunque, persone, uomini, anime, società, governi, istituti, enti, agenti ufficiali, forze dell'ordine e quant'altro altri, tenti di violarle, rubarle, danneggiarle, sottrarle, espropriarle in qualunque modo io creda opportuno. Considerato che mia conoscenza che l'uguaglianza davanti alla legge è fondamentale e obbligatoria per tutte le anime ed uomini e persone senza distinzione di sorta, è considerato che mia conoscenza che qualcosa per esistere legalmente deve avere un nome, è considerato che è mia conoscenza che data la virtù della mia nascita entro i confini della penisola italica e o paese Italia, sono un unico proprietario di parte dei beni della sopra menzionata società, corporazione, Repubblica dell'Italia, Republic of Italy, pertanto reclamo il diritto e il potere di avere indietro quello che io ho prodotto e sto producendo ed il valore dividendi generati, sia presente che passato e futuri, per la suddetta società Repubblica dell'Italia, Republic of Italy, ed il paese Italia. Considerato che mia conoscenza che quelli, limitato alle persone esclusi gli esseri umani in carne, ossa e sangue, che hanno il codice fiscale e o il numero di previdenza sociale, sono di fatto dipendenti, subordinati del governo e per questo legati agli statuti, atti, codici, norme e regolamenti creati da tali governi, e considerato che mia conoscenza che è legale abbandonare il codice fiscale o il numero di previdenza sociale, esulando dal pregiudicare il diritto alla pensione basata sulla rivendicazione dei contributi precedentemente pagati o maturati, e considerato che mia conoscenza che io, Michelangelo della famiglia Narracci, come uomo libero sulla terra agisco pacificamente all'interno della comunità senza violare la pace, è considerato che mia conoscenza che tutti i tribunali e i governi esistenti sono solo de facto e non de jure, è considerato che mia conoscenza che ogni azione per la quale si può richiedere e ricevere una licenza o permesso è di per sé un'azione lecita, legitimus, e considerato che sono un adulto consapevole e io, Michelangelo della famiglia Narracci, sono un uomo libero sulla terra che opera con piena responsabilità e perciò esautorato dalla necessità di chiedere l'autorizzazione di esercitare le mie attività in modo pacifico e legittimo, soprattutto a coloro che sostengono la responsabilità limitata, e considerato che mia conoscenza che ho il diritto ed il potere di usare le mie proprietà
escludendo di dover pagare per l'uso ed il godimento che faccio, è considerato che mia conoscenza che tutti i rapporti, i trasporti pubblici sono di fatto e veramente pubbliche proprietà ai quali ho il diritto di uso ed accesso, escludendo di dover pagare, è considerato che ogni proprietà pubblica o demaniale è di fatto pubblica, pertanto io, Michelangelo della famiglia Narracci, posso usarle e goderle purché mi astenga dall'agire contro la libertà di altri esseri umani e la loro sicurezza, mi astenga da rubare, distruggere o danneggiare tali proprietà. Quindi io, Michelangelo della famiglia Narracci, dichiaro il diritto e il potere di fare uso e godimento di suddette proprietà pubbliche e demaniali, considerato che è mia conoscenza che ogni forza dell'ordine o forza di polizia e ogni organo adibito a questo scopo ha il compito di distinguere tra stati, statuti, atti, norme, codici, regolamenti e legge, quelli che cercano di applicare gli statuti, norme, atti, codici e regolamenti contro un uomo libero sulla terra stanno di fatto violando la legge de iure. Considerato che è mia conoscenza che ho il diritto ed il potere di rifiutare di interagire con ogni forza dell'ordine e o forza di polizia e o qualsiasi organo preposto all'ordine pubblico, allorquando in assenza di testimoni che mi abbiano visto violare la legge, e considerato che mia conoscenza che ho il diritto ed il potere di rifiutare di interagire con i criminali ed agenti del governo e o rappresentanti dello stesso e delle istituzioni. Considerato che mia conoscenza che una persona è l'uomo anima al quale è associato sono di fatto due cose, entità distinte e separate, e le persone che operano, agiscono per conto del governo e le istituzioni possono agire, operare solo sopra le persone, non sugli uomini e o sulle anime, e considerato che mia conoscenza che per legge è definito come uno statuto, regolamento, codice, norma, atto di una società, è considerato che mia conoscenza che una società, corporazione è una finzione legale e richiede un contratto per reclamare l'autorità o il controllo sopra le altre parti, è considerato che mia conoscenza che citazioni, convocazioni, mandato di comparizione è solo un invito del Ministero della Giustizia alle relative rappresentanze che sono società de facto e sulla dal generare obblighi o disonori se ignorato. E considerato che è mia conoscenza che una finzione legale è incapace di esercitare alcun potere sopra gli uomini liberi sulla terra, i quali operano con conoscenza, amore e rispetto, è considerato che è mia conoscenza che esulo dall'obbligo a obbedire ad alcun ordine di alcuno che sostiene di essere presidente, re, di rappresentare la Repubblica e o il governo, o a quelli che agiscono in nome di queste entità e o istituzioni che abbiano le assurde pretese di prevaricare il concetto di uguaglianza e sezione di fida. Di conseguenza sia noto che io, Michelangelo Narracci, della famiglia Narracci, sono uomo libero sulla terra, notifico e specifico chiaramente di essere ed agire in pace, libero da ogni limitazione o restrizione di qualsiasi statuto, atto, codice, norma, regolamento, legge, di qualsiasi società. Ed è mia intenzione di mantenere il mio diritto e potere di vendere, scambiare o barattare e usare le mie capacità fisiche e mentali ed agire al di fuori di qualsiasi controllo ingannevole da parte di qualsiasi società e in assenza di limitazioni, restrizioni e o regolamentazioni e o oneri di pagamento privi del mio consenso. E considerato che mia conoscenza che ho il potere e il diritto di possedere tutte le piante e i loro naturali prodotti per il mio privato uso e consumo, medicazione o pacifici usi. Considerato che è mia conoscenza che ho il potere ed il diritto di fare uso e godimento di tutte le risorse del pianeta per il mio privato uso e consumo e circolare liberamente escludendo di dover pagare per tali azioni, e sia noto che io, Michelangelo, della famiglia Narracci, uomo libero sulla terra, esisto e coesisto con altri uomini e animi nel pieno rispetto della pace e della libertà altrui. E
che le mie azioni saranno nel rispetto dei modi pacifici della mia comunità ed ho la volontà di supportare suddetta comunità nel nostro desiderio comune di pace e massima libertà e sostengo il diritto e potere di impegnarmi in tali azioni. Affermo inoltre che tutti i beni detenuti da me sono sotto l'ambito di ripresa di diritti e potere e dichiaro il diritto ed il potere che chiunque interferisca con le mie attività dopo aver preso visione di tale notifica e fallendo nella controversia legale sta infrangendo la legge e pertanto tale trasgressione sarà propriamente trattata in un tribunale di iure e dichiaro che l'identità del mio sé è per sempre riconosciuta uomo libero sulla terra, vivente e dotato di anima e quando necessario attestato da amici, parenti o altre associazioni tramite giuramento e dichiaro il diritto e il potere di sospendere qualsiasi necessità di ottenere o portare con me un qualsiasi identificativo al fine di stabilire la mia identità e dichiaro la mia sovranità in qualsiasi luogo io sia e viva, aria, acqua, terra o in altri posti dove io possa esprimere la mia presenza ed il mio sé. Inoltre sostengo il diritto ed il potere di scegliere le migliori cure per me stesso in qualsiasi momento e escludendo l'imposizione di alcun governo, società o rappresentanti degli stessi e diniego l'uso di vaccini, pillole e qualsiasi trattamento medico energetico su di me e dichiaro il diritto ed il potere di disconoscere qualsiasi contratto, documento o quant'altro sottoscritto in passato, data la natura ingannevole del sistema societario, economico, governativo ed il modo ingannevole con i quali sono stati a me sottoposti. Le parti interessate che desiderano contestare le affermazioni in questo documento e fare i propri controreclami devono rispondere in modo appropriato entro 15 giorni dalla notifica del presente documento. Le risposte devono essere effettuate sotto giuramento e attestato sotto la piena responsabilità civile, penale e commerciale di spergiuro. La mancata notifica e registrazione di qualsiasi contestazione a quanto affermato in questo documento costituisce automaticamente l'accettazione perenne e permanente di tutti i punti qui affermati da Michele Angelo della famiglia Narracci, uomo libero sulla terra e pertanto libero in piena pace e libertà di agire senza restrizioni di atti, statuti, norme, codici, leggi e o regolamenti emanati da qualsiasi società e o relativi organi competenti, enti, ministeri, governi e quant'altro, e o rappresentanti degli stessi. Sezione note. Nota 1. Michelangelo, due punti, Narracci è uguale a Michelangelo della famiglia Narracci. Nota 2. Per la legge si intendono i semplici dettami di senso comune. Astenersi 1. Astenersi dal procurare danno o perdita ad alcun uomo, essere umano. 2. Astenersi dal rubare o danneggiare in alcun modo la proprietà in altri uomini, esseri umani. 3. Rispettare i termini di un qualsiasi contratto sottoscritto dalle parti in modo esplicito, verbale o scritto. Nota 3. Per uomo libero sulla terra si intende uomo libero sul pianeta Terra. Nota 4. Per anima si intende anche coscienza. Nota 5. Per atti, statuti, norme, codici, regole si intende anche legge. Sezione firma. Luogo. Io ho messo Merano, ma devo depennarlo, metto Ossona nel Milano. E Penisola Italica, 20.04.2013, uomo libero sulla terra, dichiarante Michelangelo della famiglia Narracci, tutti i diritti riservati. Le firme che avete gentilmente aiutato a fare. Firmi dei testimoni. Fai vedere? Sì. Faccio notare che siamo un attimo. 12. Quindi testimoni Sandro Di Gaia, Stefano Dondi, Barbara Carlini, Davide Curro, Alessandro Curro. Sezione rivalsa, tariffario. Per ogni mese di trattenimento dei miei dividendi a partire da 3 mesi dalla notifica di tale nota, il costo è di 100.000 di euro.
o altro corrispondente valore da me scelto. Per ogni minimo minuto passato sotto interrogatorio ho fermato il costo di 1 milione di euro o altro valore corrispondente da me scelto. Per ogni violazione della mia privacy, l'utilizzo dei miei dati personali, l'intercettazione telefonica o indagine su di me, il costo è di 2 milioni di euro o altro corrispondente valore a me scelto. In caso di distruzione, sottrazione, esproprio, furto o appropriazione delle mie proprietà, il costo è di 3 milioni di euro o altro valore corrispondente da me scelto. Per ogni proprietà distrutta, sottratta, espropriata, rubata o appropriata contro la mia volontà. Per ogni azione, atto o documento fatto, scritto, firmato, citato in mio nome o in mio nome del, per conto di o, delle veci, o nelle veci di o altro utilizzo della mia sovranità, senza il mio consenso, il costo è di 3 milioni di lire, di euro, scusate, o altro valore corrispondente da me scelto per azione, documento, atto. Per ogni minuto detenuto contro la mia volontà il costo è di 5 milioni di euro o altro valore corrispondente da me scelto. In caso di avvelenamento chimico e o di qualsiasi altra natura il costo è di 10 milioni di euro o altro valore corrispondente da me scelto. In caso di ferite di vario genere il costo è di 15 milioni di euro o altro valore corrispondente da me scelto per ogni ferita subita. Ossona, Milano 20.04.2013. Luogo, data, in carne e ossa Michelangelo Narracci, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 196 del 30 giugno del 2003. Grazie a tutti voi. Grazie. Grazie di essere...